Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per il video di oggi ho deciso di parlarvi e raccontarvi che cosa mi è successo 2 anni fa quando mi sono operata alle tonsille, perché questo è un argomento che non ho mai effettivamente trattato sul canale. Secondo me merita, sia perché tante persone hanno anche loro passato questa brutta esperienza, e sia perché mi sono arrivati messaggi da parte vostra di persone che devono ancora affrontare questa operazione, quindi mi hanno chiesto informazioni, consigli e cosa succede quando ci si opera alle tonsille. Ovviamente prima di iniziare questo video vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti per quando caricherò un nuovo video. Basta gesticolare, iniziamo a raccontarci. Per oggi ho deciso appunto di parlarvi, quindi prendetevi un tè, un caffè, dei popcorn, un dolce, insomma quello che volete, e lasciatevi guidare dal mio racconto. Allora, tutto è iniziato da quando sono nata, diciamo. Ho sempre avuto problemi alle tonsille. Da piccola ho sempre sofferto di tonsillite, ho sempre avuto problemi alla gola, tant'è che ogni volta che prendevo un pelino di freddo, cambi stagione, colpi d'aria, tutte queste cose qua, mi sono sempre ammalata. Le mie tonsille si sono sempre gonfiate, ma non ho mai fatto niente, tant'è che da piccola, mi ricordo quando avevo circa 10-11 anni, ricordo che mi ero anche qua gonfiata tantissimo la gola, parlavo tipo così, e mia madre mi aveva portato dalla dottoressa, la quale le aveva consigliato di operarmi per togliere le tonsille. Quindi ai tempi poi si usava tantissimo togliere le tonsille quando si stava male i bambini. Io non l'ho mai fatta l'operazione, perché sono una caca sotto, e quindi io convincevo mia madre piangendo, urlando, dicendo no, ti prego, no, non lo voglio fare. Quando mi toccavano la gola e mi infilavano quella specie di cosa per abbassare la lingua, la palettina di legno, con atti di vomito, iniziavo a piangere, attacchi di panico, cioè sono sempre stata molto molto caca sotto. Non si è mai affrontata la cosa, ho sempre portato e trascinato avanti i miei problemi fino appunto nel 2019, quando sono andata a un evento di benefit, tra l'altro bellissimo, il glamping. Era il campeggio glamour in Veneto, è stato bellissimo. L'unico problema è che era in piena estate, c'era l'aria condizionata sui treni power a manetta, e io, come vi ho detto, a ogni cambio di temperatura, sbalzi di temperatura, mi ammalavo come un non nulla. Tornando appunto dal glamping a casa, ricordo che avevo preso un sacco di freddo perché avevamo sudato per aspettare anche il treno, prenderlo in tempo, e una volta tornata a casa, nel giro neanche di 24 ore la mia gola era diventata praticamente, non lo so, un ammasso di pelle che si era gonfiata tantissimo e non respiravo quasi più. Infatti ai tempi avevano chiamato l'ambulanza perché non ce la facevo, e mi avevano dato anche il Valium per calmarmi, perché non respirando mi era venuto nel mentre anche un attacco di panico. Io non avevo mai sofferto di attacchi di panico così, quindi mi ero proprio cacata in mano. E che succede? Succede che sotto consiglio dell'ambulanza ero andata poi a fare degli esami, ero andata dal medico a farmi prescrivere il tutto, mi aveva visitato, e il commento del medico ai tempi è stato: hai una tonsillite, fine, prendi questo antibiotico. Peccato che stavano aumentando, cioè stavano, le placche in gola stavano aumentando, la gola si stava richiudendo, io stavo malissimo, mi sentivo una parte della gola gonfissima e la vedevo anche, era tutta rossa, tutta gonfia, vi giuro è stato orribile. Non lo auguro a nessuno, perché la gola è una parte veramente... Sono sempre stata molto fortunata con i medici. Infatti poi, tornata a casa, la situazione era degenerata. Io, non contenta, cosa ho fatto? Mi sono recapitata in ospedale, sono andata in ospedale, la gola gonfissima, piangendo, perché non riuscivo proprio più né a mangiare da giorni, né a respirare bene, né a dormire, stavo malissimo, non riuscivo a chiudere la bocca perché si era praticamente creato un ascesso, quindi la mia bocca rimaneva aperta. Quando sono andata in ospedale, a parte 8000 anni lì dentro, mi hanno portato in questo stanzino e mi hanno visitato. L'otorinolaringoiatra mi ha visitato ed è rimasto praticamente sconcertato, fa tipo: ma com'è possibile che non se ne è accorto il tuo medico? E che cosa ha fatto? Questo è stato il momento più brutto della... uno dei momenti più brutti della mia vita. Il caro signor medico mi ha bucato la gola, nel vero senso della parola. È andato praticamente con un bellissimo ago più volte a farmi uscire il pus, questo è un discorso molto brutto, dalla gola, perché l'ascesso stava praticamente per esplodere, era una cosa bruttissima, stavo rischiando grosso, quindi bucandomi la gola è uscito tutto quanto. Il dottore mi ha messo in lista per l'operazione, per toglierle, perché era tipo la quarta tonsillite che avevo in meno di un anno. Peggiorava la situazione perché le placche aumentavano, gli anticorpi erano quelli che erano, comunque rimanevano sempre dei batteri nella gola che proliferavano, e ogni volta puff, uscivano nuovi problemi, portavano altri problemi come appunto raffreddori, avevo sempre gli anticorpi a zero. Inizia il mio calvario, cioè non so se vi ricordate, se mi seguite da tempo, vi ricordate le storie, fatto sta che ho iniziato spaventatissimo
tantissimo a pubblicare e condividere con voi la mia paura, perché una volta bucato l'ascesso, che cosa è successo? Mi hanno portato a un altro ospedale in un'altra città e sono stata ricoverata qualche giorno lì, ed è stato orribile. Era in pieno agosto, sì. È stato orribile perché? Perché ogni mattina mi svegliavano, mi portavano in questa saletta, sempre nel reparto del otorinolaringoiatra, quindi c'era gente che si era operata il naso, si era rifatta il naso, gente che aveva fatto altre cose. C'era questo dottore, bravo, bravo. Perché quando sono bravi sono anche stronzi. Ma una sensibilità che di una iena. Mi faceva sedere, mi faceva aprire la bocca per quanto potessi aprirla, perché avevo ancora l'ascesso bello gonfio, quindi non riuscivo ad aprirla più di così. E mi diceva: apri sta bocca, apri sta bocca. Io, oh yeah. È proprio sensibilità zero. E andava ogni mattina con questo bellissimo taglierino a tagliarmi la pelle proprio sulla tonsilla, per far spurgare la tonsilla stessa. Io ogni mattina soffrivo tantissimo, perché la sera si chiudeva, quindi la mattina dovevano riaprire la ferita per far uscire tutto quanto, per sfiammare. Il problema è che a freddo così senza niente, con sto taglierino, con sto cacchio di bisturi, mi tagliavano e faceva un male cane. Tra il conato di vomito che ti viene perché ti toccano col bisturi, l'ansia del sangue, del pus che ti arriva tutto in bocca, veramente bruttissimo, veramente un film horror. Io piangevo tantissimo, ero proprio traumatizzata ed era una cosa completamente nuova per me. Poi io ho sempre avuto un po' la strizza degli ospedali, perché ovviamente non è che ci vai a fare il soggiorno fantastico, vai lì perché stai soffrendo, e quindi spero sempre di evitare gli ospedali. Io non è che ci vado per due o tre cosine, cioè, capito? Non è che vado lì per oh, ma sì, mi fa male, mi mignolo. No, cioè, robe tragiche. Quindi ogni mattina era un trauma, perché mi aprivano e io stavo male, piangevo e litigavo. Cioè, litigavano con me perché io non avevo l'apertura alare. L'apertura che loro desideravano. Ma bello mio, ma se sto male, come faccio ad aprire la bocca? È una sofferenza dietro l'altra, questi traumi. Ogni giorno io piangevo isterica, mi mettevo nel mio letto a dormire il più delle volte per cercare di non parlare, pensare e di non piangere. Mi hanno messo in lista d'attesa, quindi una volta sfiammata la tonsilla, una volta sfiammate le tonsille, sono finalmente tornata a casa, e una volta dimessa ho recuperato insomma casa, sono tornata alla gloria di prima, e pregavo ovviamente che non si riformassero le placche, ascessi e robe varie. Ero stata messa in lista d'attesa per togliere ste tonsille. Quindi all'inizio di settembre mi chiamano per farmi andare di nuovo in ospedale a fare gli esami e rispondere, a parlare con l'anestesista per l'operazione che avrei fatto poi il 16 settembre. Prima volta che io vengo anestetizzata, anestesia generale, prima volta, quindi ero anche spaventata, perché poi vai a leggere su Google e dovresti già essere morta, e dicevano tipo: ah, non è detto che l'anestesia ti risvegli. L'operazione alle tonsille è molto rischiosa, perché si rischia anche di finire con una bella emorragia e morire lì. Insomma, comunque è un'operazione delicata. Però poi leggevo anche: oggigiorno sono molto bravi perché si usa il laser per cauterizzare la ferita, quindi allo stesso tempo si cicatrizza un po' prima, non ci sono i punti. Avevo tutti questi pensieri, tutte queste cose contrastanti che non mi facevano capire le dinamiche, ed ero impanicata. Ho iniziato a chiedere che cosa dovessi fare dopo, ok, per il recupero, e adesso vi racconterò. Arrivo in ospedale la mattina del 16, la mattina prestissimo, e vedo un sacco di gente. Praticamente c'erano tipo una decina di persone, tra ragazzini, gente più grande, chi doveva appunto fare la tonsillectomia ed era lì con me, e chi doveva farsi l'operazione al naso, con questa sorta di sguardo compassionevole. Fratello, so cosa stai passando. Ci fanno vedere le nostre stanze, ci fanno vedere il nostro letto. Conosco quest'altra ragazza con cui tra l'altro ho stretto amicizia nei giorni in cui ero lì, e poi è iniziata a diventare anche mia follower sui social e mi segue sempre, tra l'altro la saluto. Iniziano ad andare uno alla volta, quindi sono andata la mattina prestissimo e stavo aspettando seduta il mio turno. Un appuntamento dal dentista normale. Entravano e uscivano persone con i lettini tutti imbardati, tutti questo telino verde che metteva un'ansia, tipo: andrò a morire, raga, che mi succederà? Avevo una strizza che non vi dico, ed ero quasi apatica dalla paura che avevo, perché ero così. E dentro morirò, non mi sveglierò. Gloria, il tuo turno. Vado nella mia camera, mi danno il grembiolino, quella specie di cosa col culo all'aria, e mi mettono sul lettino. Infatti io ho detto: cammino fino alla sala. No, ti mettono sul lettino, quindi fai proprio la malata, e mi portano col lettino fino alla sala operatoria. Io ricordo appunto che era, io guardavo il soffitto, perché non è che mi mettevo a guardare in giro, ero comunque impanicata, quindi ero ferma lì nel lettino, guardavo il soffitto e vedevo proprio la classica scena da film.
prima, con tutte le luci che vanno, bruttissimo, bruttissimo. Arriviamo in questa sala operatoria, il dottore mi dice: allora, tutto bene? E io, un po' paura, ma sì, tranquilla, adesso ti addormenteremo, facciamo tutto, è una cosa che veramente neanche un'ora e mezza, non mi ricordo se era un'ora o due orette di operazione, è finito, vedrai, bla bla bla. Tutto sterile, tutto vuoto, tutto freddo. La sala tra l'altro non era poi neanche così tanto moderna, quindi veramente già la mia paura degli ospedali, in più vedere questa cosa sterile, fredda e antica, mi aveva messo una paura assurda. Buonanotte Gloria, speriamo di risvegliarci, ma allo stesso tempo mi raccomando, cerca di ricordarti il più possibile, perché quando vai in anestesia generale c'è chi fa cose, sogni, vede o sente o si ricorda magari aneddoti, quindi ho cercato di essere anche abbastanza vigile, ma ovviamente appena mi hanno messo la mascherina per addormentarmi mi hanno detto conta fino a 10, io al 5 ero già caput, e ricordo proprio questa cosa annebbiata, io che guardavo il dottore e sentivo tutte le voci e poi proprio vum, zero. Il ricordo che ho successivo, fuori dalla sala operatoria, io che apro gli occhi e inizio a vaneggiare. È stato bellissimo perché avevo un infermiere che mi stava svegliando dicendo: Gloria, Gloria, svegliati, svegliati, e io che inizio a straparlare perché stavo praticamente sognando durante l'anestesia. Stavo raccontando all'infermiere il mio sogno pensando di essere ancora addormentata, quindi gli stavo dicendo: no, perché non mi vuole, non mi vuole. Io e la mia sindrome dell'abbandono: no, non mi vuole, non mi vuole, chi non ti vuole? E ho iniziato a parlare, a vomitare quello che c'avevo in testa, che non vi sto a dire perché era ridicolo. E allo stesso tempo la sensazione che avevo mentre parlavo, parlavo tipo così, ma non sentivo il mio corpo, cioè era come se io fossi consapevole del mio risveglio, ma allo stesso tempo non fossi io quella persona. Sentivo che vomitavo parole, ma la mia coscienza mi diceva: ma che cazzo fa, ma stai zitta, oh, va che hai fatto l'operazione, sveglia. Ma non ce la facevo, ok, avevo una parte vigile e l'altra che praticamente aveva preso il sopravvento e parlava, straparlava, quindi c'era ancora l'anestesia che faceva effetto. Quindi mi portano nella mia stanzetta, mi mettono a letto e ricordo che c'era la mia mamma che mi ha coccolato tantissimo, mi ha fatto anche un video che se lo trovo ve lo metto, fa straridere, di me che parlavo e continuavo a vaneggiare, mi lamentavo, e ho iniziato da lì a dormire per le 48 ore successive. Se poi mi dici che posso dormire e devo dormire per riprendermi, ciao, buonanotte, io posso passare tutta la vita così a dormire. A una certa poi gli infermieri quando entravano per farmi mangiare qualcosa e bere, io mi rifiutavo perché non avevo proprio le capacità, cioè no, era tutto gonfio, mi bruciava e sentivo tirare, una sensazione bruttissima, avevo un sacco di fame, preferivo dormire per non sentire. Quindi mi portavano, che ne so, la mattina, anche lì, mi sono appena operata, tu mi porti il tè caldo la mattina, ma tutto bene, mai bevuto i primi giorni, non ho toccato cibo, stavo dimagrendo, stavo proprio perdendo le forze per quello che dormivo, ma allo stesso tempo non andava molto bene. Ogni mattina venivo anche qua controllata dal medico e ovviamente mi riempivano anche qua di medicine, quindi ero sempre rimbambita. Ovviamente loro ti controllano, è un open day, se sei lì un giorno d'operazione e un giorno dopo, così, e poi te ne vai a casa a guarire, ok? Infatti quando sono tornata a casa mi avevano spiegato, mi avevano un attimo dato qualche informazione in più dicendomi che nel mese successivo avrei dovuto mangiare solo passati di verdura, niente cose solide perché potevano andare a graffiare la pellicina che c'era appunto nella gola, perché cauterizzando le tonsille loro praticamente con questo laser hanno bruciato la pelle togliendo le tonsille, però comunque era bruciata la pelle, quindi era tutto nero. Guarendo dovevano crearsi delle pellicine, piano piano si sarebbero tolte con il passare dei giorni e mangiando, perché ovviamente utilizzando la gola poi le pellicine si, come succede quando vi ustionate, ok, esce fuori la pelle nuova, si rigenera il tutto. Non mangiando in ospedale ci ho messo veramente tanto a guarire. Loro ovviamente mi avevano consigliato di mangiare fin da subito, c'era gente che ci riusciva, chi ha tolto le tonsille come me in quel giorno, come la mia compagna di stanza, già il giorno dopo era riuscita a mangiare. Vedevo la mattina quando andavamo tutti nella zona ristoro, vedevo che mangiavano tranquille e io non ce la facevo, ero proprio depressa così, imbottita di medicinali, che guardavo il cibo e facevo e non ce la facevo, non riuscivo a chiudere la bocca, è stato orribile. Quando sono tornata a casa ho dovuto mantenere una dieta per almeno un mese e più. E che cosa dovevo mangiare? Dovevo mangiare pastine, dovevo mangiare passati di verdura, yogurt, potevo mangiare cose fredde, la frutta quella frullata, tutto liquido. E sapevo benissimo che avrei perso un sacco di chili, sono 1,73, 1,74 di altezza, ero molto gonfia, ero reduce anche da rigonfiamenti vari di pillole che prendevo tempo fa per appunto il ciclo, che mi avevano devastato proprio il fisico. E succede che poi alla fine quando sono stata operata sapevo benissimo che avrei perso peso, e quindi una
seconda volta a casa sono stata coccolata tantissimo. Sapete che io comunque vivo da sola, vivevo già da sola ai tempi, non riuscivo fisicamente a prepararmi da mangiare o a starmi dietro. La mia idea era quella di guarire stando perennemente a letto. Prendevo un sacco di tachipirina perché appunto loro consigliavano per riprendersi, perché era l'unica che non creava emorragia, perché da lì ho capito che l'occhio fluidifica il sangue mentre la tachipirina no. E ne ho presa talmente tante in un mese, tipo facevo ogni 3 ore prescritta da loro, quindi ero proprio imbottita male. Ogni giorno cercavo di mangiare qualcosa, fino a che appunto alla fine del mese poi ho iniziato proprio a riuscire piano piano a masticare, a mandare giù. Mettevo 80 anni anche a mangiare, a bere un brodino, a mangiare un po' di pastina. La pastina l'ho mangiata verso fine mese, perché prima erano solo cose liquide. Non potevo parlare, tra l'altro. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che da quando ho tolto le tonsille, per un mese io non ho parlato. È stato bello perché ho riposato la voce, però è stato anche orribile. Senza voce mi sono sentita troppo Ariel. Ma poi facevo uscire la voce, ma non mi usciva, le corde vocali erano morte, cioè zero. Infatti la mia paura, poi piangevo tantissimo perché avevo paura che non mi tornasse più la voce. Io sono così legata alla mia voce perché mi piace anche cantare. Poi sono una chiacchierona, ho detto oddio, come faccio a comunicare con le persone. Tornata verso la fine del mese che riuscivo a parlare tipo così, però prima non usciva niente. E quindi anche quando mi venivano a trovare i miei amici, tante volte gli dicevo no ragazzi, non venitemi neanche a trovare, perché a parte che ero così, poi ero proprio impossibilitata, cioè non potevo parlare. Ho avuto tante persone vicine in realtà, dopo le 2 settimane successive dopo l'operazione, mi hanno anche aiutato a tirarmi su di morale, perché comunque io sono una che si butta giù veramente, cioè, si butta giù facilmente. Quando mi sento debilitata sono molto triste e sono molto affranta, vado in depressione facilmente. Questa cosa mi aveva proprio un po' estraneata dal mondo, avevo un sacco di ansie, un sacco di paure, non riuscivo ad andare in bagno, brutto. Una cosa che mi ha salvato tanto la vita è stata la Coca-Cola. Questo mi è stato consigliato prima di fare l'operazione da degli amici che mi sentivano parlare per la tonsillectomia che avrei fatto, e tutti mi dicevano bevi la Coca-Cola perché la Coca-Cola ha quelle pellicine, tutto quella cosa là che ti va a grattare, ti aiuta a riformare insomma un po' la pellicina. Litri e litri di coca-coline, ogni giorno bevevo coca-cola. Non è stata una grande cosa per il mio fegato, però mi ha aiutato tantissimo. Quindi nel caso doveste mai fare questa operazione, vi consiglio la coca-cola, anche se non vi piace, bevetela perché vi aiuta. Ogni volta che la bevevo riuscivo a parlare un po' di più, sentivo proprio che le bollicine mi aiutavano anche a mandare via le pellicine. Una cosa molto molto importante che anche in ospedale mi hanno detto, di controllare la gola e vedere com'era la situazione pellicina, perché come vi ho detto, quando cauterizzano le tonsille, cauterizzano la ferita, prima diventano nere, cioè la pelle diventa nera, va tipo in necrosi bruttissimo, poi si rigenera e crea queste pellicine come quando vi ustionate. Quindi queste pellicine devono venire via, ma non devono venire via pam così dirette, perché sono croste, quindi bisogna fare molta attenzione anche a quello che si mangia, come si parla, come si beve. Per quello consigliano un tantissimo riposo, perché queste pellicine devono venire via naturalmente, altrimenti se viene via, era quella la mia paura maggiore, se viene via anche un pezzettino di pellicina in modo brusco, si va a creare un lago di sangue ed è lì che poi si forma l'emorragia ed è la fine. Bisogna tornare in ospedale, rifarsi, cauterizzare il tutto, quindi rifinire in anestesia generale, sotto i ferri, bla bla bla. Quindi questa era una mia grande ansia, per quello mi sono bevuta un sacco di Coca-Cola, perché mi aiutava proprio a disinfettare e a rigenerare un po'. Il mio corpo ce l'ha fatta, dopo un lunghissimo mese e mezzo ho iniziato proprio a vedere la pelle piatta. Adesso se mi guardo le sono libere, senza stico, cioè proprio libere, lisce. Si vedono ancora le feritine, cioè le feritine, la cicatrice si nota. Ah, una cosa che ho notato è che mi è scesa tantissimo, ha ceduto un po', perché la mia voce è cambiata. Se andate a vedere i vecchi video, tipo già nel 2019, tipo di prima di settembre del 2019, la mia voce era diversa, era un po' più così. Adesso è un po' più così. Tutti mi hanno detto no, beh dai, non cambia. A me è cambiata la voce. Mi è sceso un po' il palato. L'ugola è un po' più bassa. E questa cosa, secondo me, ha spostato un po' anche il suono. E non mi dispiace la voce che ho oggi. A sentire la vecchia voce si vedeva, si sentiva che ero proprio dolorante, che avevo qualcosa che non andava nelle tonsille. Ti riesco a fare anche più i toni alti quando canto, la voce è migliorata. Non mi ammalo più come prima, il mal di gola ho sofferto forse
una volta dal 2019, ma è stato un mal di gola totalmente diverso e in modo completamente leggero. Sono molto contenta di aver fatto l'operazione, anche se non sono contenta di aver fatto l'operazione, perché è stato orribile, è stato veramente brutto. Se avete questo tipo di problemi vi consiglio di levarvele, perché veramente vi cambia la vita. È traumatico, però nella vita si supera tutto, c'è di peggio, e questa cosa è una cosa che vi può portare solo benefici. Un'altra grande paura, dato che in quel mese avevo perso 10 kg ed ero veramente asciutta, avevo perso tono muscolare, ero magrissima, sembravo proprio, facevo paura. Sono cambiata drasticamente in un mese e piano piano stavo cercando di reintegrare il cibo. Una cosa sbagliata che ho fatto, io fumo, ok? Sono una fumatrice. Dopo neanche 2 mesi avevo già iniziato a fumare. Io non ho avuto particolari problemi, cioè non ho avuto problemi nel riprendere a fumare. Ovviamente avrei preferito non riprendere. Allo stesso tempo sono ancora qui. Ma non si fuma, non fumate che... non fumate. Come vi dicevo, la mia preoccupazione era proprio quella di reintegrare il cibo, perché lo stomaco allo stesso tempo si era ristretto. Quindi non solo avevo smesso di mangiare cose solide, ma il mio stomaco appunto si era proprio ridimensionato. E quando lo stomaco si ridimensiona, si fa fatica a riallargarlo, bisogna riallargarlo poco alla volta. La bocca dello stomaco si riempiva facilmente, avevo molte più nausee perché facevo fatica proprio ad avere appetito. E piano piano ho iniziato a reintegrare il cibo. L'appetito poi è tornato, la voglia di mangiare è aumentata, ma il mio peso è rimasto invariato. Infatti io alla fine di tutto questo, nei mesi successivi, in totale nei 6 mesi successivi, ho perso più di 12 kg. Questo è stato il cambiamento drastico che tutti hanno notato e che tanti si chiedevano: Gloria, ma che cosa hai fatto? Hai sofferto di questo? Ma stai mangiando? Stai soffrendo di anoressia? Hai problemi di questo? Ma sei sicura che non ci stai dicendo che cosa hai? Siamo preoccupati per te. A me ha fatto strapiacere questa preoccupazione, ma non mi ha fatto piacere il fatto che tante persone abbiano messo in dubbio, si siano così tanto prese il diritto di pensare, di sapere che io soffrissi di una malattia che non stavo dicendo. Questa cosa, io sono forte, cioè io sono abituata a sentire la gente parlare di me, sono abituata a sentire la gente parlare, sono abituata a sentire la gente giudicare. Vivo con il giudizio da quando sono piccola, perché ho veramente conosciuto tantissime persone nella mia vita e allo stesso tempo, nonostante io dia molta fiducia alle persone, anche se l'ho presa diverse volte nel di dietro, sono abituata. Non mi hanno toccato più di tanto. Io immagino un'altra persona invece nella mia stessa situazione, che magari fa fatica a riprendere il rapporto col cibo. Non è bello da sentirselo dire, non è per niente bello, perché già uno sta soffrendo di depressione, perché nell'anno successivo, anche durante quell'anno 2019-2020, io non me lo sono passata per niente bene, sono stata depressa e mangiavo, però ero depressa, tutto il cibo bruciava come... così. Il mio stomaco e il mio organismo erano cambiati, il modo in cui metabolizzavo era cambiato. Ero tornata alla Gloria di tanti anni fa, tanti, tanti, tanti anni fa. Io sono sempre stata magra, anzi da piccola mi prendevano in giro perché ero veramente pelle e ossa. E ho sempre mangiato tantissimo, anzi ho sempre mangiato un sacco anche di schifezze. E sono sempre stata fortunata col metabolismo. Poi appunto ci sono stati problemi con l'ovaio policistico e tutto quanto, pillole, altre malattie, bla bla bla, e mi ero gonfiata. Ma il mio metabolismo è sempre stato perfetto. Un'altra paura che mi avevano messo in testa è che dopo ti sformi, adesso perdi tot chili e poi dopo li riprendi tutti. C'è gente che è diventata di 100 kg. Io avevo un'ansia, quindi avevo quest'ansia del prendermi più chili di quanti ne avessi prima, l'ansia del non riuscire a rimangiare. Ero veramente a terra, come ne stavo fregando, perché ho detto: io vivo la mia vita, poi quello che la gente vuole pensare e dire va bene. Infatti poi alla fine, nei mesi a venire, mi sono ripresa, ho perso quei chili, sono rimasta su quei chili lì. Adesso peso 55 kg, a volte oscillo, ne perdo un po' e a volte ne riprendo, però comunque 55 kg. Mi sento bene, sto bene, mangio molto più sano rispetto a prima, perché ho integrato molta più verdura nella mia dieta, meno carboidrati, un sacco di dolci che ogni tanto mi mangio quando sono in quel periodo del mese. Prima non ascoltavo il mio corpo, prima mangiavo perché dovevo, adesso ascolto il mio corpo, sento proprio l'esigenza di verdura, sento proprio l'esigenza di carne, sento proprio l'esigenza di quello e di quell'altro. Quando ne ho l'esigenza, mangio. Questo penso sia la base di tutto. Devo dire che questa operazione mi ha cambiato, mi ha stravolto completamente. Io infatti scherzo spesso dicendo: secondo me sotto i ferri mi hanno cambiato, cioè non sono più la stessa Gloria, mi hanno switchato. Questa è stata la mia esperienza. Io mi sono vista anche tanti video di tante altre persone su YouTube che si sono operate, che hanno fatto vedere il post operazione, la loro ripresa. Ero spaventata anche da quei video. Io in questo video voglio dirvi: il dolore si
prova, però riuscirete a superarlo, perché il nostro corpo è una macchina perfetta. Anche se avete patologie, cose, magari ci mettete tanto a guarire, vi assicuro che non siete in mani di persone che non sanno fare il loro lavoro. I medici sanno cosa fanno, sanno consigliarvi al meglio il post operazione, la ripresa. Non abbiate troppa paura, la paura, cioè non posso dirvi non abbiate paura, non abbiate troppa paura, non fatevi condizionare troppo, perché la mente vi gioca brutti scherzi. E pensate appunto in una ripresa efficace, perché se voi pensate che il vostro corpo ce la farà, il vostro corpo ce la farà. Penso di avervi detto tutto. Se mi vengono in mente altre cose, ovviamente, magari se avete domande scrivetemele nei commenti e vi posso rispondere lì, se mi sono persa qualche aneddoto. Questa è stata la mia esperienza di tonsillectomia. Spero che questo video vi sia tornato utile, vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere sapere un po' più di me. Questa è la vita, come vi dicevo nell'altro video, la vita fa così, poi così, poi così, poi così, poi così, poi così, poi così, e poi forse così. L'importante è cercare di accettarla. Non dico vedere il positivo, perché è difficile vedere il positivo quando si va in basso. Accettarla, perché la consapevolezza della, l'accettazione della drasticità della vita è già un passo avanti, è già prendere in mano la situa. E ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Un in bocca al lupo a tutte le persone che si dovranno operare di tonsillectomia. Vi sono vicina e noi ci vediamo al prossimo. Muah!